Ciao a tutti, sono Giada Sisi e insegno matematica e fisica alle scuole secondarie di secondo grado. Il mio interesse verso il progetto Erasmus Plus CLIL for Team è iniziato in seguito alla partecipazione ad un seminario presso la scuola di Castiglione Fiorentino nel settembre del 2017. Ciò che mi ha spinto a partecipare è stato innanzitutto la voglia di migliorare il mio livello in lingua inglese e poi anche per darmi la possibilità di una crescita professionale e per avere un confronto con le scuole straniere in Europa. Ho frequentato un corso linguistico presso la Connellan School a Chester nel gennaio del 2018. Ciò che mi ha colpito veramente tanto è l'estrema puntualità nello svolgimento delle lezioni, che erano suddivise tra corsi in aula e uscite nel centro di Chester. Durante la settimana abbiamo avuto due appuntamenti molto interessanti. Il primo è stato la visita presso una scuola vicino a Chester e io ho seguito corsi di fisica, di economia e laboratorio di fisica. Anche qui quello che mi ha stupito maggiormente è stata durante la lezione di fisica, dove chi seguiva non era la nostra tradizionale classe di alunni, ma era un gruppo di 8 studenti che avevano inserito quel corso nel loro piano curriculare. L'altro appuntamento è stato all'Università di Manchester, dove abbiamo svolto degli esempi di attività CLIL con la professoressa Sara Lister. Mi è servito per provare personalmente la metodologia del brainstorming. Ho poi utilizzato questo metodo nelle mie lezioni per catturare l'interesse degli alunni. Durante quest'ultimo anno scolastico, con l'insegnante di lingua inglese di una classe prima, ho progettato una breve e semplice lezione sugli insiemi con gli alunni. Questa idea è venuta fuori dopo aver dato come esercizio a casa un esercizio con il comando in inglese, al che gli studenti hanno reagito chiedendo come si fa a fare esercizi in inglese se in classe non si fa. Bene, li ho accontentati. Per terminare, questo progetto, questa iniziativa mi ha portato a conseguire l'Europass Mobility. Grazie per l'attenzione.